È un'indagine come tante che ci sono sui rifiuti come su altri ambienti. L'indagine significa capire che cosa sta accadendo e quindi bisogna come sempre avere fiducia che la magistratura accerti con rigore i fatti, fiducia come dire, che chi ha agito correttamente possa essere messo nelle condizioni non solo di dimostrarlo ma di continuare ad agire correttamente. Io posso dire, per quello che mi costa, che tutta la squadra che ha lavorato nelle articolazioni di mia diretta competenza ha lavorato con professionalità, competenza, passione, abnegazione e sacrificio, nonostante i tanti ostacoli, soprattutto politici ed istituzionali. Perché il nostro obiettivo è quello di dare risposte ai cittadini, nonostante tutto e nonostante certe volte le montagne, non solo di rifiuti come quello che abbiamo ereditato, ma anche le montagne di ostacoli ci fanno arrancare. Quindi io ho subito espresso fiducia e solidarietà alle persone che si dovranno difendere, oltre che lavorare H24. E pensate quanto è difficile per una persona, faccio un esempio per tutti, come Raffaele Del Giudice, che si è ammalato sulle discariche, dover non solo lavorare per dare un servizio migliore, stare con gli avvocati, stare a difendersi, perché questo è un paese in cui soprattutto i giusti si devono sempre molto difendere. Quindi io mi auguro, siccome conosco la professionalità dei magistrati che stanno indagando, che faranno un'indagine veramente approfondita e seria, in modo che chi ha agito correttamente lo continui a fare senza doversi preoccupare di nulla e chi invece ha lucrato e continua a lucrare sui rifiuti, come ho più volte segnalato, penso da almeno 5 anni, nei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza dei procuratori della Repubblica e dei capi di tutte le forze di polizia, quei filoni investigativi davvero inquietanti vengano esplorati fino in fondo. E la trama è quella che porta, diciamo, ai poteri della malavita? O... Insomma, sono tanti le cose su cui vorremmo sapere, perché nel nostro paese il prezzo sulle tonnellate di rifiuti si alza sempre, perché le gare vanno deserte, perché c'è gente che ha interesse che ritorni l'emergenza rifiuti, perché magari vogliono gli affidamenti diretti, perché magari non ci sta chi non piace che ci sia una filiera tutta pubblica dei rifiuti, e poi gli interessi, i filoni e gli spunti che ha dato Luigi De Magistris in questi anni, da magistrato, da ex magistrato, ma magistrato si è sempre, da sindaco, da cittadino, e quindi io saluto sempre con favore quando ci sono indagini, purché siano indagini, come dire, serie, rigorose, autonome, dove non ci siano cacce alle streghe o pesca a strascico, ma ci sia invece l'individuazione precisa di responsabilità penali, perché poi la responsabilità politica attiene alla dialettica politica che si fa nei consigli comunali, nei parlamenti, per strada con i cittadini. L'amarezza che anche in questa esperienza di sindaco le difficoltà principali non ce le hanno mai date i cittadini, che hanno sempre il mio plauso, quasi tutti, poi c'è anche quelli che buttano gli ingombranti per strada, ma gli ostacoli principali li abbiamo avuti come sempre, ma non mi riferisco ovviamente alle indagini, mi riferisco agli ostacoli istituzionali e politici che in questi anni non sono mai mancati con l'affetto di cui sono capaci loro.